Fratelli carissimi, ci stiamo avvicinando alla Pentecoste, passeremo per l'Ascensione, una festa meravigliosa, e al compimento del mistero pasquale che è la vita di Dio dentro di te, dentro di me, attraverso il dono, l'effusione dello Spirito Santo, lo Spirito di verità che ci guida alla verità tutta intera, soprattutto in questo tempo nel quale la verità è frammentata, la verità non è più oggettiva, non esiste una legge naturale, ognuno è principio e misura della propria vita, la propria coscienza, il proprio sentire, le proprie idee, i propri criteri sono la verità assoluta, in conflitto costante con tante altre verità assolute quante sono le persone che ci circondano. Questa è una delle fonti delle nostre sofferenze, delle litigate, genitori figli, marito moglie, moglie marito, eccetera. Perché? Perché tutti siamo così ingannati dal pensare di avere una verità personale a nostra misura, molte volte anche religiosa, molte volte cristiana, cristianissima, ma solo parziale. Sapete che le eresie sono la assoluta assolutizzazione di un aspetto della dottrina cristiana. Assoluto, dal latino absolutus, vuol dire libero da qualsiasi vincolo. Allora vedete che la libertà coincide con la verità, perché se io ho una verità assoluta, cioè libera da qualunque vincolo esterno a me, allora posso fare quello che mi pare. Ma il problema è che seguendo la mia verità e quindi facendo ciò che mi pare e mi piace, ciò che io ritengo giusto, confliggo con l'altrettanta assolutezza della verità di chi mi è accanto. Abbiamo una grazia enorme ad essere stati chiamati nella Chiesa, ad avere una verità esterna a noi che ci definisce, una verità quella sì assoluta. Perché? Perché libera da qualsiasi vincolo carnale, o meglio, entra nel vincolo carnale, ma per deporre quel vincolo carnale nella libertà totale dell'amore. L'amore si fa schiavo per liberare chi è schiavo della menzogna, chi è schiavo della passione, chi è schiavo di un amore falso, di una verità falsa, di un assoluto che distrugge e polverizza la vita, la dignità. Stavo pensando come di fronte alla frammentazione delle confessioni protestanti, per esempio, di fronte alla frammentazione culturale attuale, proprio per questa assolutizzazione, per questo scioglimento da ogni vincolo di una presunta verità che diventa sbriciolata, diventa frammenti di verità da cogliere, da prendere, da sfruttare e da sostenere, da difendere, tante quante sono le persone. Bene, di fronte a tutta questa frammentazione, a questa lacerazione, che poi è l'immagine forse più vera e più autentica di questa società, dei nostri figli, i pantaloni strappati, lacerati, costano un sacco di soldi, i pantaloni rotti, tutti sfrangiati, eccetera, è tutto sfilacciato, è tutto slabbrato, è tutto frammentato. Perché? Perché non c'è una unità, non c'è un ordine nella vita, non c'è una verità costitutiva, non c'è una verità capace di riunire in comunione al di là delle differenze, al di là delle proprie idee, dei propri criteri. Questa verità a noi ci è data, fratelli, è Cristo. Non possiamo portarne il peso, dice. Questa verità tutta intera, questa verità che abbraccia l'uomo nella sua totalità, che abbraccia ogni istante della tua vita, che abbraccia la storia dell'umanità, che abbraccia la storia della persona che ti è accanto, questa verità tutta intera, questa verità che non conosce limiti di tempo e di spazio, pur essendo entrata nei limiti dello spazio e del tempo, fatta carne, è Cristo. Tu puoi portarne il peso, il kavod, la gloria, perché è la stessa parola, questo peso che è la gloria, che è la presenza, che è la Shekinah, che è la sostanza stessa di Dio. No che non puoi, se non hai lo Spirito Santo tu non puoi portare, io non posso portare il peso della verità. Perché? Perché mi schiaccerebbe, perché la verità è un amore così folle che viene a prendere un peccatore come te, come me. La verità è l'amore di Dio al peccatore, all'assassino, a te e a me, all'incoerente, al vigliacco, al pavido, a quello che mentisce, a quello che mente, scusate, a quello che inganna, a te, a me, all'ipocrita, al violento, al passionale, allo schiavo delle passioni, a chi dissimula, a te, a me, all'egoista, al superbo, al vanaglorioso, al fanfarone. La verità è un amore a questa persona che sei tu e che sono io. E questo amore, quando appare questa verità, appare la gloria di Dio.
appare il peso specifico di Dio, ma ti schiaccia perché? Perché all'amore corrisponde la realtà verso la quale l'amore si dà. Quando appare la verità dell'amore, appare automaticamente anche la verità su chi è l'oggetto di questo amore, la verità di chi è l'oggetto di questo amore, tu e Dio. Allora, se siamo uomini nella carne, orgogliosi, non possiamo sopportare il peso dei nostri peccati, della nostra realtà. L'unica cosa c'è il suicidio, Giuda, che non ha sopportato di essere stato amato preventivamente da Gesù Cristo. Non ha sopportato di aver tradito a Cristo, per questo non ha potuto sopportare questo peso, non ha ricevuto lo Spirito Santo, si è impiccato, si è messo fuori gioco da solo. Pietro, in tutta la sua debolezza, che non poteva portare il peso, ha pianto, ha visto sbriciolarsi l'uomo vecchio sotto il peso della verità, ha visto distruggersi, polverizzarsi questo uomo della carne, l'uomo che sapeva tutto, l'uomo che si sarebbe impegnato in favore di Cristo, il volontarista, il legalista, il moralista, distrutto sotto il peso della verità dell'amore. L'amore ha polverizzato la menzogna e per questo le lacrime. Lo Spirito Santo è quello che apre il mio cuore alla verità. Perché? Perché questo spirito viene dato nella Chiesa, nella comunità cristiana, fratelli carissimi, dove io posso sperimentare concretamente, no? Molto, molto concretamente, che questo amore non mi giudica, che Cristo mai mi ha giudicato, che la verità, pure durissima sulla mia vita, è sempre prevenuta, accompagnata e compiuta nella misericordia rigenerante. Cioè io nella Chiesa posso sperimentare che la verità schiaccia e uccide l'uomo vecchio per generare in me un uomo nuovo, un uomo umile, un uomo che è stupito, che vive costantemente della grazia di Dio, che vive costantemente abbandonato a un amore folle, a un amore che supera ogni schema, a un amore che stordisce, a un amore infinito. Chi vive di questo amore costantemente, chi lo sperimenta nella comunità cristiana attraverso la parola che me lo annuncia e i sacramenti che me lo realizzano nella mia vita, per cui posso io essere trasformato in questo amore e vedere la mia vita cambiare completamente, amare mia moglie, amare mio marito, perdonarlo, donarmi ai miei figli, donarmi alla persona molesta, portare il peso dei peccati dell'altro, vivere una vita crocifissa, perché in definitiva la verità è la croce, la verità è Cristo e Cristo crocifisso, quello che predicava San Paolo, quello che predica la Chiesa, perché in quella croce appare la tua verità, che sei un peccatore, che sono un peccatore, che sono un assassino. Questa verità trafigge il mio cuore e trafiggendo il mio cuore lo apre, lo spezza, perché lo Spirito Santo possa entrare e possa prendere dimora in me la vita divina. Tutto quello che il Padre ha detto al Figlio, lo prende lo Spirito Santo e lo depone nella tua vita. Istante dopo istante, ma cosa può aver detto il Padre al Figlio? Che cosa può aver detto? Quali sono questi discorsi intimi che noi non possiamo ascoltare se non per mezzo dello Spirito Santo? L'amore. L'amore, tu, gli orecchi della carne, non lo possono neanche pensare, programmare o immaginare. Che mentre tu uccidi, il Padre dice al Figlio, ma guarda, l'ha ucciso, ha mentito, ha giudicato, guarda, si è masturbato, guarda, ha tradito, guarda, che possiamo fare? Vai, salvalo, offri la tua vita, perdonalo, digli che gli voglio bene. Questi sono i discorsi tra il Padre e il Figlio. Lo Spirito prende questo discorso, che si fa carne, perché la parola di Dio diventa automaticamente azione, diventa creazione, e lo depone nel tuo cuore. Per cui, quando tu ti vedi, la verità, quando tu sperimenti la verità, non ti guardi allo specchio e dici, ma io ho giudicato mia moglie, io l'ho ammazzata nel mio cuore, io non sopporto mio marito, mi sono chiuso a lui, guarda i miei figli, guarda i miei genitori, eccetera. Quando io vedo questo, automaticamente dentro di me lo Spirito mi dice, ti amo te, così come sei. Allora l'uomo dell'orgoglio non può sopportare questo, non può accettare, no, io devo essere buono, devo meritarmi l'amore. L'uomo che piano piano si fa umile vedendo sbriciolarsi l'orgoglio nella verità, nella realtà, che non c'è proprio niente di cui vantarsi, quell'uomo rimane stupito e comincia a piangere, dice, ma veramente mi ami così? Sì, questa è la verità tutta intera, perché è la verità tutta intera della vita, della tua vita tutta intera, di te così come sei, ma anche di tua moglie, anche di tuo figlio, anche di quel fratello, anche di quel collega, anche di quel... Allora sorge un amore infinito, perché l'amore rimbalza come queste palline del flipper, no? Che rimbalzano da una parte all'altra, e tu dovunque rimbalza la tua vita, rimbalza nell'amore, l'amore che invade, pervade la storia delle persone, e te lo annuncia lo Spirito Santo, perché tutto quello che il Padre possiede è di Cristo.
Che cosa possiede il Padre? Che cosa? La vita. E questa vita cos'è? Amore. Amore senza fine. Amore senza limiti. Amore a te. Amore a te. Amore a te. Questo è tutto quello che possiede. Allora, io posso possedere quello che possiede il Padre, sì, perché sono posseduto dal suo amore, perché sono colmato dal suo amore, sono rivestito del suo amore, sono abbracciato dal suo amore. Questo è quello che fa lo Spirito Santo. Per questo lo Spirito Santo lo attendiamo con ansia, lo desideriamo ogni istante della nostra vita, perché ci parli nel profondo dell'amore infinito che intercorre tra Padre e Figlio, che deborda, che tracima, esplode per raggiungere te. E rifarti ogni giorno una creazione nuova, capace di amare, che ti trasforma in amore, che ti trasforma in testimone della verità per ognuno. La tua vita santa è una verità che arriva al lavoro, è la verità oggettiva, l'unica verità, perché se tu lavori onestamente, se tu perdi la vita per gli altri, se tu perdoni, quella è la verità, è Cristo che si fa carne dentro di te, giudica, si sentono giudicati gli altri, certamente, ma io non sono così, ma automaticamente in te si fa carne l'amore, per cui quello che tu sperimenti nella Chiesa, questa verità che è accolta e superata e compiuta nell'amore, il tuo peccato che è assorbito e distrutto nell'amore, si compie nel tuo posto di lavoro, nell'ospedale dove sei malato, a scuola, dovunque, al banco del fruttivendolo, con tua cugina o con tua suocera. Questo è quello al quale siamo chiamati, questa è l'opera meravigliosa che fa lo Spirito Santo, che ci porta la verità tutta intera per portare il peso della verità. Chi non porta la sua croce ogni giorno non può essere mio discepolo. Il peso della croce, ma è un carico leggero, è il giogo del Signore. Se lo porti col Signore, nello Spirito Santo, è suave, è leggerissimo. Se lo devi portare da solo, nell'orgoglio, ti schiaccia e ti distrugge. Lo Spirito è quello che ti unisce a Cristo per portare il giogo della verità, dell'amore, ogni giorno.